prima, abbiamo anche noi una ragazza 36 anni che conosce a Pina d'Antuono, che è candidata sindaco di Angri, ed è effettivamente, ci vuole coraggio per è una follia ed è una scommessa bellissima, ma io credo che sostanzialmente non è solo una scommessa, ma è anche un investimento per il futuro, un investimento per dare ai giovani innanzitutto la speranza che possa esistere un mondo migliore, si possono cambiare delle cose dal basso, non c'è bisogno che viene qualcuno dall'alto e ti dice come devi fare le cose, si può cambiare anche dal basso, assolutamente, io ci credo in questo e sono fermamente convinto che per cambiare una società la puoi cambiare soltanto dal basso e far capire alle persone, ai giovani, che se loro non si ribellano a uno stato di cose non cambierà mai niente, non potrà mai cambiare niente, loro saranno degli infelici come lo sono io oggi che ho 45 anni, quindi penso che tu hai fatto una scelta coraggiosa, ma è una scelta che poi verrà ripagata col tempo. Bisogna costruire e crederci nelle cose, nei progetti. La ricerca assolutamente, è prima di tutto la ricerca della felicità. Esatto. Nascosta nella platea, mi sembra di riuscire a scorgere la segretaria provinciale Loredana Masini, che è appena arrivata. Ah, eccola lì fuori. Vorrei invitare la compagna Loredana Marino al tavolo. Ciao. Abbiamo avuto grandi problemi. No, scusatemi molto per il ritardo oggi. È stata una giornata particolare, ecco, a proposito del territorio. Ma in campagna così funziona, tra i due pullman e i mezzi pullman. No, ma non ce l'ho questo, comunque. Vabbè, Loredana, coordinatrice e segretaria del circolo provinciale di Salerno. Magari della federazione. Della federazione. E non sono dell'ambiente. Niente, è stata in Grecia, sono state ad Atene durante le elezioni di Tsipras, quindi un altro leader che però veramente ama il popolo. E sta arrivando, è arrivato ai tavoli internazionali con delle proposte serie di cambiamento per la propria nazione. Avendo viaggiato insomma da lì, ci siamo resi un poco conto, no, della povertà che imperava tra le strade, quelle che sono gli scenari delle nostre vele un poco in tutte le strade, molta tossicodipendenza, molta povertà. Ci vuoi parlare di questa rivoluzione greca? Ci puoi parlare della possibilità di un'Europa di sinistra fatta di Grecia, Spagna e forse anche la presenza dell'Italia? Madonna, che domanda! Innanzitutto buonasera a tutti e tutti, mi scuso con tutti ma soprattutto con Stefano per il ritardo. E a proposito di diari di viaggio, tocca a noi quindi parlare di questo viaggio in Grecia, ma declinandolo soprattutto magari come un viaggio messo in positivo per il futuro dei paesi dell'euro mediterraneo di questa Europa. Paesi che io ho sempre magari un po' più visti vicino al Mediterraneo, quindi vicino all'Africa, e non così poi simili a altri paesi europei, ma simili per cultura, per tradizione, perché noi abbiamo delle culture musicali come delle culture gastronomiche, come anche proprio culture artistiche che in effetti trovano dei punti di similitudini. C'è una grande influenza nel campo musicale, nei ritmi anche, come dire, della musica popolare, negli strumenti della musica popolare. Dopodiché, verosimilmente potremmo dire che anche la cultura gastronomica è molto simile, perché simili sono le produzioni, io mi riferisco soprattutto però a quelli che sono i paesi del Maghreb, perché poi la situazione cambia nell'Africa subsahariana.
e anche artistica, perché se io penso di aver visto il gemello del Colosseo a El Jem, quindi in Tunisia, ci rendiamo conto di come appunto tutto il Mediterraneo si stringe in una cultura che è oltre secolare. Però veniamo alla Grecia, senza partire dalla Magna Grecia a proposito di cultura. Il viaggio in Grecia, oltre quella che era, come dire, l'idea che ha connesso un po' tutta la sinistra europea nella proprio nella convinzione stessa che la Grecia potrebbe iniziare il cambiamento. Cambiamento che va non solo nella direzione di vincere le elezioni in un paese, ma di avere un consenso popolare tale che poi a macchia d'olio possa diventare un consenso dei tanti popoli, che si connette con un nostro sentimento di internazionalismo, è indubbiamente l'idea che ci porta ancora oggi a guardare con estremo interesse quello che in Grecia sta avvenendo. In Grecia noi siamo al governo, perché in Grecia è la sinistra al governo, una sinistra che si trova al governo non perché è aumentata, la classe operaia che ha portato il partito comunista a governare, no, perché in Grecia c'è un tale stato di povertà, fatto di denutrizione infantile, fatto di mancanza di assistenza sanitaria, fatto di non lavoro, fatto di sofferenza di un popolo. La violenza poi della crisi sulle donne è un elemento intrinseco alla questione della crisi. Quindi tutti questi elementi che hanno portato un intero popolo non solo a manifestare contro la troica, i poteri forti, il governo del PASOK e quant'altro nei mesi e negli anni passati, a votare, a dare fiducia a Syriza, perché poi, Tsipras incarna il lavoro politico fatto da una coalizione che poi è diventato partito come quella di Syriza, ma soprattutto Tsipras, oltre ad incarnare e rappresentare un governo che è quello di Syriza, ha un fardello molto più grande sulle spalle, che è quello di un popolo che anche dopo il voto e quindi l'affermarsi di Syriza come primo partito è risceso in piazza, a Piazza Sindagma, nel momento in cui la troica, la Merkel, l'Europa voleva ostacolare ulteriormente un lavoro che è quello del programma di Salonicco, che ancora oggi questo governo vuole portare avanti. L'Europa offende, ha offeso, ha affamato un popolo, quello greco, come sta offendendo il popolo italiano, come sta offendendo il popolo spagnolo, quello portoghese e anche tanti altri popoli di tante altre nazioni. Ma i paesi oggi che stanno messi peggio a causa dell'austerity, del debito pubblico, dei maledetti trattati che i nostri governi precedenti hanno voluto firmare insieme al governo spagnolo, portoghese e greco, sono proprio i paesi dell'area euro-mediterranea. Si diceva prima, il vento della Grecia può andare oltre la Grecia. Oggi più che mai serve non isolare il popolo greco e presentare e continuare con una solidarietà ferma europea al popolo greco. Lo diceva lui prima, noi abbiamo visto delle scene che io ho detto, ridico ancora una volta, io ho visto scene in una capitale italiana che paro paro avevo visto solo un'altra volta nella mia vita, ed era nella periferia del Cairo. Quindi proprio per capire, no, quella che è la differenza, cioè quella che è proprio lo stato di povertà di una città dove i negozi sono chiusi, dove la gente vive per strada, gente appunto malnutrita, gente che si vede proprio fisicamente che ha l'esigenza di una cura fisica, ragazzi che si drogano come unica speranza, come unica via di uscita
dall'idea stessa di essere soggetti emarginati dalla società e quindi che non riescono a rientrare nella società e quindi sulla disgrazia ulteriore, come dire, farsi del male. Gente che muore, cioè che proprio patisce la fame. Noi stiamo parlando di fame, non di chi comprava la borsa Jacques Vuitton e mo si accatta la borsa di 10 euro al mercato. Proprio perché chi comprava prima Jacques Vuitton, no? Che è? Non si chiama Louis Vuitton? Louis Vuitton. Ne compra due, perché c'è sempre quel 10% della società greca che era ricca e che continua ad essere ricca, ed è quella parte della società che, seguendo le logiche dell'austerica e della troica, oggi i propri versamenti bancari li stanno portando fuori dalla Grecia. Questo significa creare un sistema economico di non ritorno e impoverire ulteriormente la Grecia. Proprio perché non dimentichiamo che la crisi inizia a Cipro, in Grecia, proprio partendo dal sistema bancario. Quindi siamo di fronte anche a flussi di capitale che escono dalla Grecia e trovano altre sedi. Si parlava quindi prima del vento del cambiamento. Proprio perché la parola speranza è una parola che colloca all'interno di una società capitalistica, in quanto tale la vedo pure una parola che crea appunto speranza, ma non crea la costruzione di conflitto. Quindi la utilizzo molto molto poco. Il cambiamento c'è anche in Spagna. Indubbiamente il voto in Andalusia ha determinato, un consenso che va su una nuova soggettività politica che è Podemos, che mette anche un po' in ginocchio quelle che sono le forme più classiche delle formazioni storiche della sinistra. Indubbiamente anche in Grecia la risposta di uscita dalla crisi sembra camminare sulle gambe della sinistra, perché comunque Podemos in alcune situazioni mi sembra che ha stretto anche delle alleanze elettorali con la stessa Izquierda. In Spagna si andrà al voto entro fine anno per le politiche, e io penso che la Spagna sta cercando di mettercela tutta per uscire anche a sinistra. Mi chiedeva prima Andrea l'Italia. Io verosimilmente sull'Italia sono molto preoccupata, molto molto molto, perché in dibattiti come questo, dove, come dire, parlano persone di sinistra a persone di sinistra e non solo, si parte sempre dagli errori, che indubbiamente ce ne sono stati tanti e sicuramente ce ne saranno ancora. Però a me quello che mi preoccupa è la cosiddetta passivizzazione della società, rispetto alla quale io colloco gli errori fatti a sinistra, ma questa passivizzazione che sfocia nell'individualismo per me è un elemento molto preoccupante su come, calati all'interno di una condizione molto individuale, anche della vergogna di aver perso il posto di lavoro, di non poter acquistare la propria borsa marcata, firmata, eccetera eccetera, questo elemento di vergogna non diventa rabbia collettiva che sfocia in conflitto sociale e diventa invece la guerra dei poveri, del povero contro il tuo. Io dico questo per dire che sono preoccupatissima per questo paese, non per il futuro della sinistra, ma per questo paese, per il futuro delle nuove generazioni, per il futuro di molti di noi che ormai sono anni che lottano per quella che può essere l'unica via d'uscita, perché poi noi abbiamo assistito anche all'indomani della vittoria di Syriza e di Tsipras, una serie di politici italiani che altrove guardavano in Grecia, sicuramente non guardavano alla vittoria di Tsipras, ma che twittavano ormai siamo tutti Tsipras, e magari qualcuno di loro ha regalato pure la cravatta, una cosa che io ritengo proprio disgustosa. Il nostro sindaco di destra si è tagliato per la cravatta in appoggio a Tsipras. Allora, il vostro sindaco di destra sta anche all'interno della comunità ellenica italiana,
E io dico un'altra cosa, è stato l'unico sindaco in provincia di Salerno che ha fatto la notte bianca di solidarietà per la Grecia. Ora, come sia stata declinata questa cosa non lo so, però io torno sulla questione della cravatta, ma soprattutto quella di Renzi, perché non si può inginocchiare un paese come l'Italia con lo sblocco Italia, il Jobs Act, le riforme fiscali, seguendo i diktat della Troica e poi dirsi con Tsipras. Io in questo formulavo la questione della cravatta, poi sapevo di questo vostro sindaco, rispetto al quale io non sono cavese, ma assisto a quelle che sono le dinamiche che si sono succedute negli anni a Cava. Ma la cosa da non cavese che più mi fa male di Cava è vedere lo stato di abbandono di questa città. Questa città io penso che era una delle città più belle a nord di Salerno, non dico di tutta la provincia perché poi mi difendo il mio territorio, però scherzi a parte, una delle città più belle che oggi però danno l'idea di quello che è un degrado amministrativo. Io per questo, come ho già detto in una conferenza stampa, ho sostenuto, sostengo convintamente la candidatura di Cettina, mi sono congratulata più e più volte con i compagni del mio partito di Cava per aver avuto la capacità di fare un qualcosa che forse neanche in Italia non avremmo fatto. Non parlare di unità della sinistra, ma di averla saputa declinare con elementi di rinnovamento, perché il rinnovamento non è il rinnovamento generazionale della rottamazione renziana, cioè mettiamo a uno, perché vorrei ricordare che la Boschi, che è una mia coetanea, è stata capace di riformare la Costituzione, che è uno dei segnali più vergognosi di questo paese. Una persona giovane, quello che nessun altro aveva mai fatto, proprio nell'attentare alla Costituzione, l'ha fatto Maria, non mi ricordo come si chiama lei, quindi come dire, la rottamazione e il rinnovamento inteso, come dicono loro, è un'altra cosa. Quindi dicevo, appunto, questi compagni a cui va tutto il merito di aver costruito una sinistra di alternativa, di aver investito anche su quello che volgarmente si dice nella società italiana qualcosa di diverso, quindi in una candidata donna che purtroppo a causa della mia mentalità maschilista è diversa, e soprattutto di affacciarsi ad una campagna elettorale che io ritengo, così come oggi lo posso dire anche in termini regionali, io penso che la campagna su Cava, come su Angri con l'autore Colpina, come anche nelle altre realtà che vedono la sinistra unita, possono con Maggio puntare a cambiare, anche se un po' alla volta, ma mettere il seme del cambiamento in questo territorio che è appunto la provincia di Salerno, le vostre città e la regione Campania. Io penso che noi dobbiamo puntare in Italia, e chiudo sulla questione italiana, a fare un fronte serio all'avanzare delle destre e al pensiero semplice della destra, iniziando a mettere dei piccoli segni, perché non ce la possiamo fare. Però noi dobbiamo essere soprattutto fortemente convinti noi, creando dei programmi di governo per questa città, perché appunto i nostri territori sono stati più e più volte violati dalle altre gestioni. Ora la sinistra, dove si presenta unita, deve portare avanti una grande sfida per i prossimi 2 mesi e non solo, con la convinzione di potercela fare, perché c'è un mondo che ci guarda e c'è un'altra parte di mondo che dobbiamo conquistare, e io penso che tutte le persone in campo che pensano e credono e reclamano i diritti hanno tutte le carte in regola per poter affrontare questa sfida e per iniziare a cambiare anche le sorti di questo paese. Grazie. Siamo arrivati alla fine.